Il dato è un altro, il dato è un altro. C'era una proposta fatta mesi fa di applicare i respingimenti, ma come in qualche modo sotto una garanzia internazionale che era data dall'ONU, ok? Questa cosa qui era stata proposta all'inizio di febbraio al governo attraverso delle risoluzioni, delle mozioni, è stata fatta un'ampia discussione, è venuto Gentiloni alla Camera, la proposta che chiedeva Cicchito prima gliel'abbiamo fatta, è stata respinta, fatta come Lega, proprio sulla scorta dell'esperienza di Maroni, con la differenza che non veniva fatta in autonomia in maniera unilaterale dall'Italia, ma venivano coinvolte le Nazioni Unite, venivano coinvolti altri paesi europei. Per fare cosa? Per fare dei centri di identificazione e di valutazione di queste, della casistica, se esiste la necessità di protezione internazionale o meno, in luoghi sicuri nelle coste del Nord Africa. Quali sono? Sono le coste dell'Egitto, sono le coste della Tunisia, paesi dove ci sono dei governi più o meno stabili, che hanno sicuramente qualche problemino, diciamo così, di funzionamento, ma che se supportati possono arrivare a questo livello e che cosa garantiscono? In primis che chi ha diritto a una protezione internazionale perché scappa da guerra gli viene dato, e a quel punto è molto più semplice ridistribuire le quote all'interno dell'Europa, perché non c'è la fase interna all'Europa di valutazione, ok? Con tutti gli annessi quindi connessi. Quindi succede secondo, che vengono non ci sono viaggi della morte, diciamo, non ci sono i morti sulle coste, non ci sono i morti, mi lasci finire, non sento nulla in auricolare. Sì. Non ci sono, dai, i morti nel canale di Sicilia, sì, perché questi non partono, perché se noi invece gli diamo la sensazione che basta arrivare qua, poi in una maniera o nell'altra, o con la protezione internazionale, o perché ci vuole tantissimo tempo a fare la valutazione, o perché in Italia ci sono più diritti che doveri, anche nei confronti dei cittadini, diciamo così, non italiani, è chiaro che continueranno e continuerà a esserci tutto questo caos sistematico che non viene risolto in Europa per un altro problema, per quello che si diceva anche settimana scorsa quando lei mi ha invitato, la scarsa o nulla credibilità che Renzi ha nel consesso internazionale.